durante la presentazione di Giuliano Lezza, lascio la parola al direttore sportivo. Buonasera a tutti. Oggi siamo qua per la presentazione di Giuliano Lezza, un giocatore che l'anno scorso è stato protagonista nella Reggiana, ha pure vinto il campionato, conquistando la Serie B da protagonista. Giuliano è un difensore centrale che giocando a tre può ricoprire tutti e tre i ruoli dietro. Si è svincolato perché era in scadenza con la Reggiana e siamo riusciti a prenderlo subito, anche perché è un giocatore che ha già lavorato diversi anni con il mister, quindi sa alla perfezione il suo modo di fare calcio. Quindi siamo molto felici di averlo portato a Vicenza e non mi resta altro, insomma, che far parlare lui e se volete poi fargli qualche domanda. Vabbè, mi chiamo Giuliano Lezza, come ha detto il direttore, e sono molto contento di essere qui a Vicenza in questo club così prestigioso, quindi speriamo di ripetere come fatto l'anno scorso, una bella annata e di cercare di portare il Vicenza dove merita. Giuliano, dopo quanto tempo sei riuscito a sentire quindi Mister Diana? Ma dopo un paio di settimane che è finito tutto, si è presentata questa opportunità, questa occasione e diciamo ho accettato subito perché sì, è vero che conosco il mister e tutto, però anche per il blasone della piazza, con una società ambiziosa, persone serie, quindi c'erano più componenti per far sì che potesse accettare questa situazione. Senti, Elisa, scusami, assist del direttore, visto che conosci così bene il mister, dici un attimo come gioca il mister. Il mister cambia spesso, ma la sua base è il 3-5-2, poi può cambiare tanto, poi mister può giocare a 4, a 3 dietro, durante le partite può cambiare tante situazioni, quindi però penso una base sia del 3-5-2. Senti, io volevo chiederti un po' se ci racconti le tue caratteristiche, perché come ha detto il direttore, e ho visto anche l'anno scorso, hai giocato in diversi Sì. ruoli, hai giocato anche forse più a sinistra, nel braccetto di sinistra, che no? Tu come tue caratteristiche, quali consideri i tuoi punti di forza e la tua posizione, se c'è una posizione ideale che Sì, no, preferisci? come posizione ho giocato davvero in tutti e tre i ruoli, diciamo, sia a destra che a sinistra, come centrale. Ho giocato molto spesso a sinistra e devo dire la verità, mi trovo bene sia a destra che a sinistra. Sicuramente preferisco il braccetto anziché centrale, però ho ricoperto anche il ruolo di centrale tranquillamente. Penso i miei punti di forza siano l'aggressività. Giocare sull'uomo mi piace molto andare in anticipo, essere abbastanza aggressivo. C'è qualcosa in cui ritieni di poter crescere ancora, anche se hai grande Ma esperienza, no, quindi. bisogna crescere sicuramente, posso crescere ancora tanto, questo sicuramente. Senti, ti è venuto anche qualche gol di qualche proiezione offensiva oppure no? Sì, l'anno scorso ne ho fatti due. Uno su un calcio d'angolo e uno su, diciamo, un'azione manovrata e poi su una ribattuta mi sono ritrovato lì e mi è andata bene. Di testa come sei, è uno dei tuoi pezzi forti. Sì, no, mi piace andare a saltare, mi piace andare a saltare di testa, no. Secondo te, quali sono gli ingredienti giusti per riuscire a vincere un campionato? Bella domanda. No, ma secondo me ci devono essere tante componenti. Purtroppo per vincere un campionato è veramente molto difficile. Sicuramente dobbiamo partire con una mentalità di vincerle tutte, poi sicuramente ci saranno momenti molto difficili, momenti più facili e secondo me il segreto è sicuramente un gruppo coeso e bisogna avere molto equilibrio, soprattutto nei momenti un po' più difficili che sicuramente ci saranno. Senti, io stavo per chiudere, volevo chiudere prima il discorso delle tue caratteristiche, forse anche il fatto di essere, credo, un combattente tu, considerato gli infortuni che hai avuto negli ultimi anni e sei tornato comunque ad alti livelli, hai vinto il campionato come diceva il direttore, quindi credo che anche tu abbia una tempra, Sì, no, quelle. questo
Diciamo, è anche un mio grande punto di forza, nel senso che purtroppo ho avuto qualche infortunio anche in passato, però mi sono sempre rialzato perché, come ho detto anche in passato, devo essere io a decidere del mio futuro e quindi ho sicuramente una forza mentale importante per far sì che ho recuperato da tutti gli infortuni. Primo impatto con c'è stata anche la prima uscita per il valore che può avere, si dice del calcio d'agosto, quello è addirittura calcio di luglio, quindi che impressione ha avuto il gruppo, la squadra, i ragazzi, perché mister lo conoscevi, ma il resto. Sì, no, no, i ragazzi veramente mi hanno fatto un'ottima impressione, sono un bel gruppo, veramente si può lavorare bene, sono persone per bene, bravi ragazzi, giocatori forti, quindi c'è un bel mix per fare veramente bene, questo sì. Poi sicuramente sono amichevoli, come aveva detto, di agosto, di luglio addirittura, quindi è ancora molto presto. I numeri dicono che i campionati quasi sempre li vince chi prende pochi gol più ancora di chi riesce a farne tanti, no? La dimostrazione di Cenzano l'anno scorso che ha avuto un attacco che ha prodotto molto ma ha anche subito molto e alla fine è arrivato settimo in Sì, classifica. sicuramente la difesa fa la sua parte, anzi penso sia il punto di forza delle squadre che vogliono provare a vincere o a rimanere lì in alto in classifica. Sicuramente è una componente, penso, importante per rimanere lì su. Ma ecco, volevo chiederti, secondo te è più una questione di equilibri di squadra o fa anche la differenza la qualità dei singoli interpreti del reparto? Cioè cosa incide di più fra le due cose? Ma sicuramente i singoli devono fare il loro, poi c'è anche la componente della coesione della difesa, del centrocampo, dell'attacco, perché poi è vero si parla di difesa, ma alla fine difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Sono frasi dette e ridette, quindi, però la verità è questa. Cioè, se non parte prima dall'attacco, il centrocampo che scherma e tutto, poi diventa anche complicato per i difensori. Una carriera tua disputata soprattutto tra centro e sud Italia, ti stai spostando al nord negli ultimi anni, se non sbaglio tu precedentemente non ne hai, No, quindi sarà una prima volta per te. sarà la mia prima volta attualmente, sì, infatti non vedo l'ora che inizi questo campionato, di vedere, perché ho visto già qualche video, qualche immagine, uno stadio così mi piace veramente tanto. Ti ha raccontato qualcosa di Vicenza, qualcuno, non so, penso a Fausto Rossi che è stato a Vicenza della tua compagna di squadra, ti ha Sì, detto no, qualcosa di Vicenza? me ne hanno parlato molto bene, anche come tifoserie, molto molto seguito, infatti come una piazza molto calorosa che vive di calcio. E questo per noi giocatori forse è una cosa bellissima perché magari vai a giocare in posti più tranquilli, dove magari hai più serenità. Ma io credo che queste piazze così ti possono dare solo qualcosina in più. Ultima curiosità mia, c'è un numero di maglia al quale sei molto legato e per il quale stai disposto a, come dire, lottare Ma durante, io l'anno oppure. scorso avevo il 23, infatti mi sono trovato, cioè mi ha portato anche un po' fortuna, poi il giorno della mia nascita, quindi il 23 o il 5, vediamo un po' come. 3-5. Infatti, vediamo un po'. Senti, hai parlato tu della tua aggressività come caratteristica da difensore, no? Guardando il tuo tabellino dello scorso anno, una cosa che si nota subito è quella delle tre espulsioni. È, diciamo, un fattore occasionale quello oppure dovremmo mettere in conto No, 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 qualche. no, purtroppo è capitato così l'anno scorso, ma sono stati due doppi gialli che veramente si potevano evitare, ma non solo da parte mia, però va bene così, purtroppo è stata l'annata, ma sicuramente non prenderò questi russi tutti gli anni. Sì, volevo chiederti solo un'ultima cosa, domani c'è un'altra amichevole per il Caldogno. E il mister ci ha detto sabato, più avanti andremo, più li vedrete pesanti le gambe, perché il tipo di lavoro andrà, tu che lo conosci, sai che tipo di lavoro fa, Sì, eccetera. sicuramente più tempo passa, ora più saremo pesanti, come detto, però sicuramente
stiamo lavorando secondo me molto bene, stiamo spingendo un bel po' e sicuramente non saremo brillanti anche domani, però questo secondo me ci aiuterà poi per il campionato, per anche un proseguo più lungo, che magari trovare una condizione importante. Mi collego alla domanda fatta adesso, scusate che mi sono permesso, ma le squadre del mister di solito, e me lo puoi confermare te, partono sempre piano durante anche le amichevoli estive, anche nelle Coppe Italiche che ha fatto, sono sempre stati un po' imballati i giocatori. L'importante è farsi trovare pronti alla prima giornata di campionato, ma durante le amichevoli e durante la Coppa Italia le sue squadre sono sempre state un po' imballate. Sì, l'ho chiesto perché ce l'aveva detto lui, infatti. Io avrei una domanda per il direttore. Certo. So che non amate entrare nello specifico del mercato e preferite essere lasciati lavorare in pace, però se non chiediamo, certo, a lei, ovviamente. Allora, lei sta lavorando su un centrale per aggiungere un altro difensore e per aggiungere un altro attaccante. I nomi se ne sono fatti, ricordo Gianandrea dietro, Marra davanti, sono ipotesi plausibili o completamente fantasiose? Ma sicuramente bisogna fare, come ho detto anche l'altra volta, un po' di uscite, perché siamo veramente in tanti, la lista di 24, più i giovani. Ma sicuramente un altro difensore, un altro attaccante arriveranno, e poi non mi soffermerei troppo sui nomi che escono fuori, perché tante volte sono gli agenti o le società stesse che vogliono far uscire questi giocatori che fanno uscire le notizie.